l'idea è quella di fare un comitato, diciamo, una lista di liberazione nazionale, ecco, chiamiamola così, perché altrimenti ci sarà un solito accrocco di poteri forti che si assommano, si imbasi, assemblano e cercano di difendere i poteri forti, perché sono quelli che governano adesso e quelli che vogliono governare dopo. Chi lavora al Monti Bis lavora per i poteri forti, chi lavora per vincere ma senza cambiare lavora perché le cose non cambino mai. A me appassiona l'idea di poter dare un piccolo contributo a qualcosa che cambi il paese e lo porti verso i valori costituzionali e verso i bisogni delle persone. Questo mi affascina e io non credo che ci sia bisogno di un leader salvifico, cioè non è l'Ingroia o piuttosto quell'altra ancora che da solo diventa una funzione salvifica del paese o uno... La sintesi va trovata, sì, sì, la sintesi va trovata, ma le sfide sono quelle che vanno vinte. Insomma, quella è la sfida. Però è stata un'iniziativa molto bella, molto interessante, con contenuti forti, una bella cosa. Io ci sto nel senso, nel progetto che stanno portando avanti loro, e lo condivido se si fa qualcosa per vincere, perché oggi noi dobbiamo provare a cambiarlo questo paese. Non mi interessa l'idea di dire aspettiamo perché adesso non sappiamo quanti siamo, così aspettiamo che altri 2 anni di governo Monti, altri 2 e poi dove arriviamo. Insomma, io credo che chi non lotta ha già perso, chi lotta se la gioca, insomma. Noi ce la dobbiamo giocare e credo che in questo momento nel paese c'è tanto entusiasmo e credo che se oggi dovessi fare una previsione, penso che bisogna mettere insieme le persone che sono chiaramente schierate contro questo tipo di politica che sta governando il paese. Poi vediamo se questa prova di forza politica può produrre anche uno spostamento nella linea politica di PDSM. A me mi farebbe piacere avere persone come Ingroia, ma tantissime altre persone. Sono contro il partito dei magistrati, sono contro il partito dove ci sono solo alcune categorie. L'idea mia è il partito delle storie che attraversano il paese e che lo uniscono sulla lotta. Cioè, io vorrei persone che hanno una storia, ecco, una storia personale, credibile e con contenuti di completo cambiamento, come sono i contenuti che sono venuti fuori stamattina, come vengono fuori nelle battaglie che abbiamo fatto per i referendum, per gli operai di Pomigliano, per le battaglie di genere, per la lotta al precariato, gli studenti dell'altro giorno che a Napoli e in altre parti d'Italia sfilavano insieme agli operai. Cioè, a quelle cose noi dobbiamo dare dei volti e dobbiamo dare la forza. Io su questo ci sto. Poi che ci sia il capolista che si chiama Gennaro Esposito, Pasquale Russo, Mario Rossi, questo poi lo vedremo, però non carichiamo delle persone di una funzione salvifica perché non è quello il tema. Hanno detto che sono un altro pianeta rispetto al centro-sinistra, ma invece lei pensa che con il centro-sinistra bisogna continuare a dialogare, a provare a cambiare la linea di quell'alleanza, sai, il PD? Ma io credo che una lista fatta di cittadini e cittadini deve avere contenuti chiari e radicali. Ma non è necessario chiudersi in dei recinti precostituiti. Faccio un esempio, ho fatto una campagna elettorale da sindaco molto radicale, molto forte, con contenuti direi di estrema sinistra, eppure ho preso molti voti tra i moderati, ho preso anche molti voti tra i liberali e tra chi insomma si riconosceva nei valori della legalità. Quindi io non credo che oggi sono i recinti che ci faranno vincere. È chiaro che la collocazione di questi movimenti, di questi pensieri è una collocazione di sinistra, però dobbiamo anche un po' superare recinti vetusti, perché molte delle battaglie che oggi fa il centro-sinistra, per esempio, sono molto lontane dalle cose che si sono dette qua stamattina. Lei è indifferente tra Bersani e Renzi? Sì, no, non mi interessa, cioè rispetto questa campagna elettorale, la osservo, ma non, io ho un pensiero, diciamo, un po' diverso rispetto a quello che è venuto fuori da questa competizione. Ho sentito parole di apprezzamento sulla Fornero, ho sentito chi diceva che la Palestina non doveva essere riconosciuta all'ONU, non si è sentito parlare poco di questione morale e di lotta alle mafie, insomma vorrei qualcosa di diverso, però vedremo che cosa dice domani il vincitore tra le primarie, che ovviamente sono molto interessato.